Risto Todorov, regista partecipante a questa terza edizione del BIF 2022. Spiegaci un po' il contenuto del tuo cortometraggio. The message of my short movie is that everybody has to accept himself as he is and not trying to be somebody else, because when you want to be somebody else, there are advantages, but also there are also many problems which come with this. So if you want the other people to like you and to love you, the most important is to love yourself first of all. Allora, il messaggio che ho voluto dare con questo cortometraggio Le Petit Contrat è che ognuno deve amare se stesso, deve accettare se stesso così com'è e non cercare di cambiare per farsi accettare dagli altri, perché altrimenti, insomma, si perderebbe la propria personalità. E la prima cosa, il primo messaggio è: amati tu per primo, così gli altri possono amarti così come sei. Una carriera, la tua, sicuramente importante, partecipazioni a tantissimi eventi cinematografici. Quali sono i ricordi più belli di questa lunga carriera fino adesso? I don't have long movies yet, only short movies. One of the most exciting events was exactly 1 year ago in Spain, in a small town called Saia, next to Bilbao. It was Encarzine Film Festival, the oldest short film festival in Spain, and my film Le Petit Contrat received the audience award. It was a big surprise because all the other directors were invited already the jury has decided the other awards, so all the other directors were invited to receive the awards, and I came just like this to see my movie, and then it was a surprise that my movie won the audience award. It was the first award for Le Petit Contrat, and I was very, very happy, so it was just a wonderful surprise. Ok, lui non ha prodotto lunghi metraggi, ma soltanto corti metraggi. Ha partecipato a diverse competizioni. Una delle più belle che lui ricorda è stata l'anno scorso in Spagna, in una cittadina vicino Bilbao, chiamata Saia. The name of the city, dove praticamente lui è stato premiato a sorpresa, perché la giuria non aveva scelto lui come premiato, ma il pubblico, l'audience, decided for you, no? Quindi è stato premiato dal pubblico, è stato scelto dal pubblico, e questo per lui è stata una sorpresa ed è stato molto contento. Do you have participated in another competition that I don't remember the name? Yes, I participated in with this movie in other festivals. Ha partecipato con questo cortometraggio in altri festival, in altre competizioni. In which countries? Le Petit Contrat, it had selections in France, in Spain, in Italy, in Argentina, in Colombia, in India. Ok, Ha partecipato in diverse nazioni del mondo con questo cortometraggio in particolare, Le Petit Contrat, in Argentina, in Spagna, in Francia, in Italia. I also have other before Le Petit Contrat, I had other short movies which also had selections and awards in different countries. The title? There was S'il vous plaît Jane. It was my previous short movie, and before that I had another one which was called Russian Hunting. Ok, stop. Prima di comporre questo cortometraggio ne ha prodotto un altro dal titolo S'il vous plaît Jane. S'il vous plaît Jane, che ha partecipato in many festivals, in diversi festival in Francia e all'estero. E poi ne ha prodotto anche un altro precedente. I'm sorry, I don't remember the title. The first Russian Hunting, it received the award for best female actress on a international film festival in Yaoundé in Cameroon. It was also a big surprise. Ok, poi il primo che ha prodotto è, credo che si traduca, Caccia Russa, ed è stato premiato come migliore attrice, the best actress, in
Yaoundé, the capital of Cameroon. Nel Camerun, quindi ha ricevuto la menzione, il premio come migliore attrice di questo cortometraggio in Camerun. Dall'alto della tua esperienza in questo specifico ambito, un tuo giudizio su questo evento? My first impression, I just arrived 1 hour ago. It looks very exciting, there are so many people. I feel that there are many things happening, cameras, interviews. I like very much the brochure of the festival, how it looks. I know that my movie, I can take it maybe, I know that my movie Le Petit Contrat must receive an award this evening, but I have no idea in which category, so it remains a secret. I'm very, very excited and curious to learn which is in which category it has the award. And yes, I like very much the ambience. I see that there are a lot of people, and I like this because we do movies for audience, and when there is people, it's always nice. Quindi lui è arrivato soltanto 2 ore fa e quindi ha avuto una bellissima impressione del posto, dell'organizzazione, delle persone. Produrre film per il pubblico è una sua passione, e per questo è molto contento che stasera vede molto pubblico, persone, l'organizzazione, il paesino. È molto curioso e molto contento di essere, insomma, la prima volta a Ruvo, e mi ha detto la prima volta nel sud Italia.